in questo numero di Salute Magazine. Entro 20 anni, 700 milioni di diabetici. Dermatologia, 4 nuove piattaforme laser. Alfa Sigma cresce in Europa e acquisisce Jyseleca. Una patologia ad alto impatto sociale e in continua crescita che non è più possibile affrontare con l'impegno di un solo specialista è il diabete, per il quale sta diventando impellente la necessità di un approccio e di una presa in carico multidisciplinari. Inoltre, la patologia si associa sempre più spesso a un'altra grande emergenza sanitaria del momento, l'obesità, con cui convive ormai oltre il 10% degli italiani adulti. L'allarme è stato lanciato durante il recente evento Update on Diabetes and Cardiovascular Disease, promosso da Multimedica, Università degli Studi di Milano e Associazione Europea per lo Studio del Diabete. Il diabete è diventato un'epidemia globale che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Secondo l'International Diabetes Federation, nel 2019 circa 463 milioni di adulti convivevano con questa patologia e si prevede che questo numero salirà a 700 milioni entro il 2045. Come sottolinea Paola Muti, direttore scientifico dell'IRCCS Multimedica, il diabete è una condizione cronica che richiede una gestione permanente e, a livello globale, la sua prevalenza pone sfide significative ai sistemi sanitari. Al 25esimo congresso mondiale IMCAS di Parigi, la società italiana DECA, specializzata nello sviluppo di dispositivi per la chirurgia estetica, ha annunciato il lancio di 4 nuovi laser che vanno ad aggiungersi alla linea presentata allo scorso congresso di dermatologia di Singapore. Il campo d'azione spazia dall'epilazione al ringiovanimento della pelle fino al trattamento di macchie e cicatrici. L'azienda non ha mai smesso di sviluppare nuovi prodotti, sempre verso un'innovazione sempre più spinta, verso soluzioni, chiamiamole breakthrough, frutto di dialogo costante con i medici e per la cura dei pazienti. Al congresso IMCAS hanno partecipato anche professionisti del settore che hanno provato sul campo i dispositivi di DECA. Parliamo di uno dei temi caldi, cioè del Red Touch, che ha una lunghezza d'onda di 6-7-5 nanometri e permette nella sua completezza di azione di lavorare sulla medicina regenerativa sia riducendo l'assità cutanea, le rughe eccetera, sia sulla componente pigmentare, in particolare col melasma ha una possibilità di efficacia estremamente alta, sia in prima battuta sia nella ricorrenza, che come sappiamo è una caratteristica tipica di questa patologia challenge. I'm going to share with the audience my 4 months experience of using the Red Touch, which is one of a laser that I just started to like it because I can use it without pain, no downtime to do skin tightening, and at the same time we can brightening the pigmentation on the face. Mostly in Asian skin, we know that it's very difficult to treat, but for this Red Touch, I found that it is very good, effective, and safe for dark skin patients. I'm here today in Paris to share my experience with the SCAR3 ablative fraction resurfacing that was generously donated by DECA to Lebanon to treat for free all the patients that suffered from the explosion of August 4, 2020. These patients are unfortunate enough that they keep looking at their scars and remembering this horrible event. So by this donation, we could treat patients for free, and then they will have less scar and less noticeable scars. They will not remember again this horrible explosion. Un passo significativo nel percorso di crescita internazionale di Alfa Sigma. L'azienda farmaceutica bolognese ha annunciato di aver completato il processo di acquisizione del business Jyseleca Filgotinib da Galapagos per una cifra massima di 170 milioni di euro. Con il closing di questa operazione, Alfa Sigma aggiunge al proprio portafoglio prodotti un farmaco innovativo e specializzato nelle aree gastrointestinale e reumatologica. L'acquisizione, che comprende un solido programma di fase 3 volto a estendere l'etichetta Jyseleca a una terza indicazione, rafforza il nostro posizionamento nel settore farmaceutico e apre nuove strade per la crescita e l'innovazione, dice Francesco Balestrieri, CEO di Alfa Sigma.
Inoltre, il gruppo consolida ed espande la propria presenza nei mercati europei con l'integrazione dell'intero business JCelica, comprese le autorizzazioni all'immissione in commercio in Europa e nel Regno Unito e le attività commerciali, mediche e di sviluppo. In seguito all'accordo, circa 400 dipendenti di Galapagos entreranno in Alfa Sigma. L'acquisizione di JCelica è perfettamente in linea con la nostra mission di promuovere lo studio di cure innovative a beneficio delle persone in tutto il mondo, commenta il presidente di Alfa Sigma, Stefano Golinelli.